è stato accompagnato da forte scetticismo e da scoperta avversione sin dal momento dell'annuncio, questo remake di Death Note. E purtroppo questa volta il risultato ci sembra dare ragione ai detrattori preventivi, anziché sbugiardare i loro pregiudizi. Anche volendo mettere da parte l'amore per il manga e l'anime originali, per considerare questo progetto di Netflix come un'opera autonoma, con un pubblico diverso da quello degli originali, non possiamo che ravvisare in questo nuovo Death Note la peggiore colpa di cui possa macchiarsi un adattamento, quella di tradire lo spirito della fonte. Il problema dunque non è tanto il whitewashing, in quanto l'intera vicenda si sposta dal Giappone a Seattle, quanto la drastica compressione della vicenda, che era articolata in ben 37 episodi nell'anime, che porta a ridefinire completamente i suoi presupposti, i suoi personaggi, il suo gusto per i twist, i suoi dilemmi morali, in un film di poco più di 90 minuti. Anche il cast non eccelle, con l'eccezione forse dell'intrigante Margaret Qualley. Eppure il lavoro di Adam Wingard non difetta di qualche spunto interessante, di qualche scelta affascinante, che alla fine dei conti fanno di questo Death Note un onesto horror estivo, più vicino però a un Final Destination che al brillante e cervellotico Death Note che conosciamo.